Concetti, Global Marketing Director di ISCO. Nel 2013 nasce The Denim Sapiens. Come si è evoluto fino ad oggi? Denim Sapiens nasce per rispondere ad esigenze di un mercato che cambia. In effetti abbiamo presentato 2 anni fa la rivisitazione di un percorso denim, dal momento in cui il denim nasce rigido fino all'evoluzione del denim stretch per arrivare agli hyper stretch come i jeggings e le tecnologie sugli hyper stretch stessi. Oggi vediamo che il mercato cambia, va in una direzione diversa, va sempre più a contaminare quelle che sono delle direzioni nello sportswear, quelle che sono delle direzioni nell'activewear. Ci potevano essere 2 modi per interpretare questa tendenza, anzi 3 modi direi. La prima era pensare che il denim andasse nello sportswear, la seconda era quella di pensare che lo sportswear venisse nel denim. Infatti vediamo brand di denim che fanno capi sportswear o brand sportswear che fanno capi denim. Noi abbiamo preferito, attraverso la presentazione di questa collezione, dare una dignità propria alla collezione interpretandolo come un nuovo segmento. Oggi il mercato parla di athleisure, vale a dire un capo che può essere indossato 24/7 da parte del consumatore finale, e pensiamo di essere in grado di dare una risposta ad un consumatore evoluto attraverso la presentazione di questa collezione. ISCO Arquas, la piattaforma, dove verrà proiettata nel futuro? ISCO si vuole posizionare come leader, come l'innovatore nel campo del denim, e si vuole posizionare come il miglior interprete delle tendenze del denim stesso. Quindi pensiamo che Arquas sarà solo il primo degli esperimenti di ISCO di portare il denim in altri settori e verso nuove esperienze. Oggi la posizioniamo verso i clienti che vogliono interpretare un mercato che cambia e verso i clienti che vogliono dare nuova linfa o al business del denim o dare un approccio fashion al business dello sport. Come viene incanalata l'innovazione portata avanti da ISCO? L'innovazione portata avanti da ISCO nasce da una ricerca sul mercato, nasce da un'interpretazione di quelli che sono i trend, di quelli che sono i cambiamenti sociologici sul mercato stesso. ISCO risponde a questi cambiamenti con nuovi prodotti. I nuovi prodotti sono testati presso i clienti e presso il consumatore finale, e quando vediamo che c'è un mercato per ciò che noi tentiamo di mettere a disposizione del consumatore, il prodotto viene lanciato. L'aspetto molto importante e anche ciò che contraddistingue ISCO rispetto agli altri player sul mercato stesso è che ISCO brevetta tutte le innovazioni che pone sul mercato stesso. Questa è una garanzia di autenticità e di unicità del prodotto che noi andiamo a, diciamo, ad immettere presso i nostri clienti, ed è anche una garanzia di protezione per il cliente che compra il prodotto stesso. Una curiosità: quali sono finora i mercati più recettivi per quanto riguarda le ricerche condotte da ISCO? Ma i mercati più recettivi sono sicuramente i mercati maturi, vale dire i mercati dove l'approccio alla vendita di valore è differenziale competitivo per le nostre aziende e clienti. Quindi possiamo parlare del mercato italiano, possiamo parlare dei mercati europei in generale, degli Stati Uniti e del Giappone. Il fatto che noi si mette innovazione brevettata sul mercato è una garanzia di novità. WIPO, che è l'organizzazione che cura la concessione dei brevetti, se il prodotto messo sul mercato non ha garanzie di unicità e di novità, non concede il brevetto. E questo è tanto vero quanto più i mercati sono maturi. Massimo Munari, direttore artistico Creative Room, la divisione di ricerca stilistica e design di ISCO. Com'è stato lavorare alla piattaforma ISCO Arquas? Diciamo che è stata un'esperienza nuova, perché visto questa contaminazione dello sport nel fashion e viceversa, abbiamo cercato di metterci un po' dentro a questa nuova tendenza. Devo dire che con l'esperienza già fatta con i tessuti della ISCO abbiamo già delle performance molto molto importanti a livello di stretch, a livello di tessuti con dei trademark che abbiamo messo nel mercato. Siamo riusciti ad arrivare a un prodotto più tecnico. Il significato di questa nostra ricerca è per aprire un mercato nuovo con la faccia del denim, ma con delle tecnologie che arrivano dal mondo dello sport.